Allora, il bene comune non è più un bene totale, come si diceva stamane. Cioè, non è più una totalità che si identifichi con uno Stato che regola il mercato. Ma è una realtà, il bene comune, che consiste nel produrre dei beni relazionali. Cioè, dei beni che hanno, come dire, nella loro sostanza le relazioni fra le persone, fra i gruppi sociali, tra le famiglie, tra i soggetti della società civile, e possono essere generati solo attraverso queste relazioni. C'è un cambiamento proprio della struttura, nella struttura della società, in cui il bene comune, ripeto, non è più un tutto, una totalità, non è l'aggregato, non è un fenomeno di aggregato, diremmo noi sociologi, gli economisti dicono non è un fenomeno totale, perché non è una sommatoria, ma è quello che noi chiamiamo un fenomeno emergente, ed emerge dalle relazioni, cioè il bene comune si ha laddove gli attori si orientano reciprocamente in un certo genere di relazione dal quale dipende il loro bene individuale. Il bene comune è diverso, è distinto da quello degli individui, nasce dagli individui ma va al di là degli individui e costituisce un bene in sé che però è comune da parte delle persone, dei soggetti, e deve essere prodotto e fruito assieme dai soggetti. Si dice che il bene è comune perché è di tutti e di ciascuno e rimane comune perché è indivisibile e perché soltanto insieme è possibile raggiungerlo, accrescerlo e custodirlo. Verissimo, ma non basta. Non solo perché è comune perché è possibile raggiungerlo assieme, ma è comune anche in quanto bisogna fruirlo. Cioè a dire un bene è comune in quanto lo si produce e lo si usufruisce assieme. Se è solo qualcosa che si produce assieme, come ad esempio la ricchezza nazionale, il PIL, eccetera, tutto ciò che finisce, diciamo così, anche nell'erario dello Stato, tutto questo è certamente un bene comune, ma è un bene comune nel senso che aiuta le relazioni fra le persone? È fruito dalle persone? Probabilmente no. No, al punto in cui oggi noi ne abbiamo bisogno. I beni comuni sono beni relazionali perché devono essere prodotti e fruiti assieme e possono essere solo prodotti e fruiti assieme, il che significa molto più della democrazia rappresentativa, ma anche qualcosa di più della democrazia deliberativa da questo punto di vista. Quello a cui io infatti vorrei arrivare è precisamente far sì che ci sia una presa di coscienza di che tipo di bene comune stiamo parlando. Perché fin tanto che il bene comune è la piazza del paese, tutti lo capiamo, e certamente sarà un bene che ci appartiene collettivamente. Ma vedete, la piazza non richiede che noi, come dire, ci facciamo soci, abbiamo certe relazioni per far esistere la piazza e farla vivere come un bene comune. È un bene pubblico che sta lì e che noi siamo obbligati a preservare, a conservare, a trasmettere, benissimo. Così come tante altre cose che sono i beni ambientali, che sono le stesse risorse naturali e così via. Ma tutto questo non richiede relazioni tra le persone. E invece ciò di cui abbiamo bisogno è questo, è esattamente una nuova relazionalità fra le persone. La versione, diciamo così, di una società che viene retta sull'asse Stato-mercato non regge più. Il modello hobbesiano, come il modello Lieb-Lab, rimuove le relazioni fra i soggetti, perché è un modello basato sull'individualismo. Noi diciamo l'individualismo istituzionalizzato, cioè istituzionalizza l'individualismo, si parla dell'individuo. Penso che abbiate tutti notato che tantissime misure anche legislative si dice provvedimenti alle famiglie, ma in realtà se invece di famiglie mettiamo alla gente è la stessa identica cosa, perché non c'è affatto la famiglia dentro, c'è la gente, la gente giustamente sono i cittadini, benissimo, a me va benissimo se dice provvedimenti per i cittadini, ma non mi si dica provvedimenti per le famiglie, perché per le famiglie presupporrebbe vedere le relazioni familiari e sostenere le relazioni familiari, non gli individui come tali. Dobbiamo prendere atto che esistono dei beni che non sono né pubblici né privati. L'Unione Europea ha cominciato a accorgersene in questa direzione parlando dei SIG,
dei servizi di interesse generale, ma di nuovo qui attenzione, interesse generale, chi parla di servizi di bene comune? Bisognerebbe ragionare un attimo su questo e capire che il bene comune implica delle relazioni che l'interesse generale potrebbe non contenere.